Eccoci qua, buongiorno a tutti e quest'oggi vorremmo parlare un po' di verità. Dovremmo capire cosa è successo con questa pandemia. Possiamo sapere cosa è successo. Ho letto appunto che il governo ha fatto ricorso al Consiglio di Stato perché c'era l'ordinanza del TAR del Lazio che imponeva di pubblicare i verbali del Comitato Tecnico Scientifico. Quelle erano discussioni diciamo così, a porte chiuse, c'erano i virologi, c'erano i medici, c'erano gli esperti, e però erano tutte informazioni riservate, e queste informazioni riservate abbiamo diritto di conoscerle, perché è vero che il Comitato Tecnico Scientifico si è, diciamo, instaurato, si è messo in piedi il 3 febbraio, ma c'era già un piano pandemico, lo chiamano così, un piano pandemico nazionale dal 20 gennaio. Ecco, la domanda che io mi pongo: queste cose i cittadini italiani hanno il diritto di conoscerle, anche perché queste cose si mischiano con la politica, col potere, con i rapporti con l'Europa, col governo Conte, col premier Conte che vuole stare a galla a tutti i costi. Ebbene, noi vorremmo, come dire, sapere la verità, conoscere la verità, e purtroppo la verità adesso la stiamo vedendo nei corridoi del Ministero della Sanità, dove alcuni dicono una cosa, alcuni dicono un'altra, però poi il governo pone di fatto il veto sulla possibilità per tutti i cittadini di conoscere queste che sono definite carte secretate. Ecco, l'appello che noi vogliamo fare a tutti è di cominciare a protestare duramente, perché gli italiani, i lavoratori, tutto il popolo italiano deve avere il diritto di conoscere la verità su questa vicenda della pandemia e conoscere anche eventualmente le negligenze, le mancanze, le incapacità, i sotterfugi e chissà anche magari qualche magheggio che c'è stato relativamente alla vicenda della pandemia. È un nostro diritto, ma per ottenere i diritti bisogna anche lottare, perché credo che il vecchio detto, solo la lotta paga, in questo caso abbia davvero un grande riferimento.